però vorrei... la copertina del disco, guarda che faccio la parte, non vorrei senti, sei quasi più umano di però diciamo che per proprietà transitiva la mia devozione nei confronti di Don Giovanni Dongio. Naturalmente poi mi ha portato a conoscere il mondo di Club Dogo. Tra altre cose ho fatto subito una magra con loro, ho fatto subito una figuraccia con loro, perché poi di fatto io pensavo che il video che avevo visto l'anno scorso, no, quello di Vincenzo, fosse loro, e l'anno scorso io l'ho spammato a tutti. Ma perché a sia tutti io che amici. Vincenzo abbiamo questa un po' circonferenza un po' da marma papà che... allora, Vincenzo e Vincenzo di Via Fossi, Vincenzo da Via Fossi. Ho sentito che ti ha mandato me, ma certo, perché loro sono come, per dire, 50 Cent che ha la sua crew, cioè la sua gigante, e questa crew è più bella, qualche zero in meno. Il mio intento stamattina è fare anche un po' di sociologia, cioè spieghiamo, allora, come dire, dove arrivate voi? Come quartiere di Milano. Noi siamo misti, cioè esatto. Siamo allora, una quindicina di persone che si muovono in tutta la città, quindi stiamo dal centro a anche la periferia, anche l'Interland. Quindi diciamo siamo un po' a macchia d'olio. Don Giovanni, dove sei tu? Io sono di Bresso, adesso abito a Milano, ma bella, a sei di Bresso. Sei di Bresso! Sei di Bresso, saluta Bresso. Tutta Bresso! Bresso mi guarda! Va bene, e come esiste? Allora, il nome è Club Dogo. Il Dogo è un nome, è un cane piuttosto aggressivo, un cane, esatto, argentino con il quale vanno a caccia di puma, per darvi l'idea, insomma. Chi aveva questo cane? Ce l'aveva qualcuno di voi oppure un omaggio? No, io c'avevo proprio il supplente. C'aveva, perché poi te lo sei mangiato. Poi è andato. Ma in realtà non è per chi aveva il cane, è per la potenza, insomma. Adesso non vorrei, cioè, non fatemi dire che è un nome nato così per caso, perché poi è quella 65, la verità, no? Uh-huh. Perché quella è un po' la verità, insomma. Però eravamo io e lui in macchina, insomma, abbiamo detto, siccome siamo un po' un club con anche il presidente, certo, come un partito, no? Esatto, uh-huh. E ci piaceva questa roba della potenza del cane, che era un po' come la potenza che avevamo noi a fare il rap, quindi okay, siamo chiamati Club Dog. E quindi un cane a tre teste, che ha un aspetto anche un po' mitologico, un certo, no? Esatto, un certo, il simbolo è questo che si vede in televisione, visto che siamo anche in televisione. Sì. Un cane con tre teste, ed è la prima volta forse che mi capita di sentire in italiano anche nel Cicco Calabrese c'è l'uomo a tre teste, pronto se no l'uomo a tre teste, la prima volta che mi capita di sentire in italiano è una roba che faceva Fiorella Tattiani, dei testi insomma che realmente fotografano una realtà un po' di disagio sicuramente. Beh, non sono i primi sono i primissimi, però insomma mi sembra proprio vista da molto secondo vicino. Secondo me l'abilità che hanno loro magari un pochino in più rispetto ad altri è essere come dire credibili in quello che dicono, ma avere anche un modo di mettere in musica le loro canzoni e i loro testi che vada un po' al di fuori del cortile, diciamo, soltanto dell'hip hop. Sì, questo l'abbiamo sempre voluto. Sai cosa? Noi facendo queste cose diventiamo facilmente giudicabili, no? Quindi porsi come il gruppo, è arrivato il gruppo di balordi, magari non è proprio una roba, poi ti prendono tutti un po' per il culo. In realtà bisogna mettere giù le cose abbastanza bene, cioè poi abbiamo dei modi di scrittura un po' diversi, no? Non sai che mi piace sentire riparlare. Per esempio, questo è il milanese del terzo millennio, perché uno pensa che a Milano parlino ancora come Massimo Boldi. E allora no, in realtà no, si parla però un po' lo slang è quello, ad esempio, dei fichissimi, del Nogra, quello rimane Nogra, Anabambi, Cornosacca. Come stavo detto, hanno fatto il giro completo. Sì, tra l'altro in Francia lo usano questo. Sì, sì, assurdo che a Parigi parlano come... Mauro, per esempio, Francesco. Nel brano mi hanno detto che nel brano mi hanno detto che quello che parla in prima persona fa lo spacciatore, sì. No, ma non si ditemi capisce. Voi, non lo so. No, in realtà fa il consumatore. Fa il consumatore. Esatto, esatto. Sarebbe... Ah, ok, no, non avevo capito. Dai, non lo so. Siamo qua per parlarne. Io che sono un po' più avanti negli anni rispetto a tutti quelli presenti qui, svoltare un po' di grana vuol dire fare un fare po' vuol di dire soldi. Fare un po' di soldi, sì. No, stavo dicendo che potrebbe essere un suggerimento, poi non so, poi fatemene quello che volete. Entrando in Australia c'è un cartello in cui tu leggi. No. Sono emozionato. No, perché il link è sul cane. Tu leggi, non puoi entrare nel paese, perché è un'isola, perché ci sono restrizioni, con Dogo, un cane giapponese di cui non ricordo. Sharpei è una chihuahua. Lo Sharpei è quello con le piccole. Piccolissimo. No, quello che dici tu è quello dei samurai. Un cane da combattimento giapponese. Che fa bruttissimo. Si chiama Shih Tzu.
E il terzo è il Pitbull. Allora, loro si chiamano Club Dogo. Nel video nuovo c'è il Dogo, Pitbull, c'è il Dogo. Secondo me, se andiamo a recuperare almeno il nome del, il nome cane, del giapponese, cane giapponese, il nome del cane giapponese, lo mettete nel prossimo video. Mandateci il nome. Lo becchiamo durante la canzone che ci viene presentata da Mimmo di Corsico. Questo mi hanno detto che il Club Dogo qua su Radio DJ. Vai, Matthew! Minchia! Matthew! Che tra l'altro nel video è aizzato di fronte a te. A lui? A lui, sì. Sì, che poi guarda, una scena era finto, è finto, è costruito, cioè è fatto due scene separate. Che dovete mettere? Fatto benissimo. Ma noi avevamo pensato in cubo italiano. In cubo italiano, il primo, perché gli altri sono abbastanza immettibili. La prima. Di mattina. Se no si c'è qualcosa, non so.